www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Allora, quarto ginnasio, qui al Virgilio. State aspettando la maestra Maria Cocuzza. Sì. Ecco, il tuo nome? Giorgia. Chiara. Francesca. E Francesca. Programma della mattinata, cosa prevede? All'inizio ci sarà un convegno per parlare di alcuni biscotti tipici della festa di San Giuseppe e poi andremo a degustare tutti i dolci e i pani della festa di ogni paese. Questa iniziativa vi gratifica? Certamente. Certo. Sì, molto. E allora, preside, tavolata qui al Virgilio, cosa possiamo dire e cosa possiamo trasmettere ai visitatori di Castello Incantato? Allora, intanto io devo dire che questo progetto nasce nel solco di una storiografia che vuole essere fondata sulla riflessione e sullo studio delle tradizioni, degli usi, dei costumi del territorio, quindi in una chiave etnoantropologica per tramandare la memoria. Io mi permetto di dire che la bellezza, la completezza di questa mega tavolata, perché non è una tavolata semplice, è una tavolata straordinaria, che dobbiamo alla cultura, allo zelo e alla creatività della professoressa Gabriella Balba, con la collaborazione della professoressa Cettina Valenza, con il coinvolgimento di ogni elemento della scuola, e gli alunni, per esempio Vincenzo Piazza, che con grande creatività ha saputo anche allestire la scenografia della tavolata, che è parte integrante anche della tavolata stessa, con il concorso dei genitori, in particolare delle mamme, che ringrazio, le mamme della quarta ginnasiale che si sono adoperate, compresa la mamma della professoressa e la figlia della maestra Sorce Cocuzza, si sono adoperate tutti per dare origine a questa manifestazione che è bellissima, ma che si vuole distinguere da altre simili che si sono fatti nel territorio. Noi vogliamo riprendere le tradizioni, ma fondarle con una riflessione storiografica, perché questo è il proprium della scuola, perché tutti fanno ormai per tradizione questa tavolata, ma noi vogliamo offrire ai ragazzi la riflessione storiografica che fonda, lo ripeto, fonda la strutturazione della personalità dei ragazzi. Per questo ringrazio davvero di cuore, a nome dell'istituzione scolastica, la maestra Maria Sorce Cocuzza, ricercatrice e storiografa del territorio, che ha pubblicato moltissimi volumi sulla nostra terra, e dobbiamo a lei il recupero di elementi fondanti della nostra memoria. Oggi ha voluto essere qui per offrire la sua ricerca, la sua autorevole voce e parola in ordine alle tradizioni popolari, che per noi sono cultura e sono cultura riflessa. Ha superato anche qualche problema di salute e ha fatto una scelta, quella di offrire ai ragazzi del Virgilio una parola qualificata e qualificante in ordine alla storiografia locale, che per noi è fondamentale. Noi dobbiamo fondare le radici di questi giovani, dei nostri giovani, che nel mondo globalizzato e omologante non sono orientati, ma sono disorientati. Quindi io, nel ringraziare tutti quanti, e in particolare la professoressa Barba, devo il più grande ringraziamento di cuore all'insegnante Maria Sorce Cocuzza, che oggi è qui tra noi e offrirà la sua parola importante, autorevole, ai nostri ragazzi. Grazie di cuore. Alla docente Gabriella Barba chiediamo quali ragazzi, di quali paesi, ecco, che appartengono e frequentano il Virgilio. Allora, diciamo che i ragazzi del quarto ginnasio provengono da tutto il vallone, quindi Mussomeli chiaramente è un bacino, il nostro bacino di utenza più grande, ma ci sono chiaramente ragazzi di Sutera, Vallelunga,
Ostica, San Giovanni Gemini, Cammarata, Milena, Bonpensiere, insomma tutti i paesi dell'Alto Platani. Ognuno di loro hanno portato il loro contributo portando proprio un piatto tipico, realizzando questa magnifica tavolata che ci qualifica come scuola famiglia, questo è quello che io voglio dire. Qui si respira davvero un'aria di grande familiarità, i ragazzi, diciamo, sono felici di venire a scuola, per questo questa per noi è una grandissima soddisfazione. Le famiglie hanno partecipato, sì, le famiglie a questo? In prima linea le famiglie, ma anche il laboratorio proprio della nostra scuola, il laboratorio dell'Istituto Agrario, tutti i protagonisti oggi qui a Virgilio. Maestra Cocuzza, signora Maria, ecco, le sfinci che ha fatto lei, quali sono? Quali sono? Sono sfinge, sono le teste di turche, quelle che i musulmani chiamano chiacer, ma non sono, non le sanno fare. Questa dai Tomasini l'abbiamo avuto la ricetta. La ricetta dei Tomasini è anche dalla, da una figlia del notaio Tomasini, abbiamo avuto il coppo come l'avevano portato gli arabi a Mussolini. Io l'ho fatto riprodurre in una stamperia di Palermo e l'hanno fatto secondo le norme CEE. Invece qua a Mussolini ho saputo che c'è stato un artigiano che l'ha già riprodotto pure. Voglio vedere se l'ha fatto uguale, anche perché ora dobbiamo dichiarare che oggi è stata la giornata del coppo dei testi di turchi veri, non le teste di turchi che chiamavano pure scocche, cioè le chiacchiere. Confondevano le chiacchiere con le teste di turchi. Le teste di turchi hanno la forma di cappello, sono coperte di crema, sono adorne di mezze ciliegie candite e di altra cucuzzata fatta anche nell'ambiente. Questo è il nostro tipico dolce musolese che si faceva nelle feste di Carnevale e di San Giuseppe. E io nel primo libro, nella prima edizione, riporto una foto regalatami da Mascio Torreggio Tabone e dal figlio Vincenzo quando tornò dalla guerra in Africa e fecero la tavolata, per dire tavolata al singolare, ma con tanti tavoli a Piazza Manfredi per festeggiare il loro ritorno in patria e anche tutti i poveri del paese. E nella foto si vede che mancando un tavolo, al posto del ripiano di un tavolo c'è una porta. Questi tavoli non hanno un'unica tovaglia. Non si può chiamare tavolata, tavolata sì, ma di tanti tavoli. E io qua stamattina ho portato una tovaglia ricamata a due versi, cioè come la tessevano a quei tempi le nostre donne. Però poi è stata unita ed è stata ricamata per altre tavole che hanno onorato il paese e che onorano San Giuseppe soprattutto, il padre della provvidenza, che ha dato già tante prove del suo aiuto in tante famiglie. Ma qualche altra cosa però importante a proposito della www.castelloincantato.it. La notizia corre in rete.